Il buon senso sta alla base di ogni buona azione e in questo momento di emergenza sanitaria tutti dovremo contribuire attraverso i piccoli gesti ad alleggerire il lavoro di chi è in prima linea per combattere il coronavirus. Anche fare la spesa diventa un gesto di responsabilità sociale. Per questo siamo tutti chiamati a centellinare le uscite recandoci al supermercato muniti di lista della spesa per ottimizzare tempi e qualità degli acquisti. Ce lo conferma la nutrizionista Concetta Maurillo. Ovviamente organizzarsi meglio scrivendo quello che c'è bisogno di acquistare si evitano vari inconvenienti, anche quello di spendere di più. Pensare di poter programmare il menu per 4 giorni, per una settimana, qui mi riferisco sia magari a dei piccoli nuclei familiari, 2 o 3 persone, ma anche nuclei più grandi a maggior ragione. Per programmare un po' di più quello che dovrò mangiare nei prossimi giorni, ovviamente mi consente di sapere cosa devo andare a acquistare. La spesa inizia da casa, dove è importante coinvolgere anche i più piccoli. Poterli coinvolgere anche nella preparazione, per esempio, del menù settimanale di tutta la famiglia potrebbe essere molto carino. Per i bambini più piccoli, propongo magari quello di poter disegnare il menù, di una settimana, quindi con le pietanze, magari con le pietanze preferite. Mentre invece per i bambini un pochettino più grandi potrebbero proprio preparare insieme, a chi cucina, insomma, insieme a chi prepara. Anche insomma, diciamo, la preparazione di alcune pietanze, oppure stilare proprio il menu settimanale sia per grandi che per piccini. Sono aumentate le persone che mi contattano per avere consigli in questo periodo dove l'attività fisica scarseggia, dice la dottoressa. Si è più a contatto con la cucina, no? Ci stiamo dentro, più a contatto continuo col frigorifero, con la dispensa, per cui diciamo, la sollecitazione è forte, è molto molto forte esterna, per cui combattere con tante cose diventa poi complicato e per questo poi c'è effettivamente una richiesta grande anche di aiuto in qualche modo.